Buongiorno, chi vi parla è Edoardo Bucio. Oggi parlerò del tema spiritismo, la strega di Bell. Traggo qualche estratto da questo libro, Fantasmi e misteri dell'altro mondo, manifestazioni di spiriti e inquietanti vicende, di Samuele e Daniele Pirola. Edizioni Cerchio della Luna, pubblicato nel 2012. Il libro si apre parlando della strega di Bell e dopo si parla anche delle sorelle Fox. Come sapete, lo spiritismo fu un movimento nato in Francia nell'Ottocento e si trasmise anche nel resto dell'Europa e negli Stati Uniti, soprattutto in quelle comunità protestanti puritane come i quaccheri. L'esponente primo dello spiritismo fu un filosofo matematico di nome Hippolyte Léon Denizard Rivail, in arte Allan Kardec, che scrisse il libro degli spiriti. Lo spiritismo pensa che si possa nel mondo materiale comunicare con entità al di fuori del mondo materiale, ovvero degli spiriti che vagano in una dimensione spirituale a cui noi possiamo accedere tramite dei medium. E la storia che stiamo per raccontarvi è conosciuta poco in Europa, ma è una delle vicende più note ed affascinanti avvenute all'inizio dell'Ottocento. Stiamo parlando della strega dei Bell. In realtà oggi la definiremo come entità, fantasma o poltergeist, mentre durante quel periodo storico in America spesso i fenomeni paranormali erano associati alle figure delle streghe. Si trattava di uno spirito maligno la cui prima comparsa avvenne nella fattoria della famiglia Bell. Lo spirito era talmente cattivo che fu ritenuto responsabile dell'uccisione del patriarca della famiglia Bell, e questo portò il noto psicologo e ricercatore Nandor Fodor a catalogare l'intera vicenda come la più grande storia d'America sui fantasmi. Gli eventi strani iniziarono quando un agricoltore e pioniere, John Bell, decise di trasferirsi con l'intera famiglia dalla Carolina del Nord e precisamente dalla contea di Robertson, vicino al fiume Red River nel Tennessee, stabilendosi nel paesino di Adams. In questo posto John Bell con la moglie Lucy, da cui aveva avuto 3 figli, 2 maschi e 1 femmina, che chiamarono Richard, Joel e Elizabeth, visse un periodo di grande serenità e tranquillità che però non durò per molto. Un giorno non ben precisato del 1817, John, mentre stava ispezionando i suoi poderi, vide muoversi davanti a lui una strana creatura curva verso il basso ad alcuni filari di mais. Pensò di avere di fronte un tipo particolare e sconosciuto di grosso cane, ma poi si ricredette: la bestia aveva il capo di un coniglio. Ci furono altri avvenimenti in cui Bell vide degli animali. Vide degli animali che sembrarono dei mostri. Ma soprattutto ci furono altri avvenimenti di strane creature da parte anche dei suoi familiari. Ma in particolare, verso sera da quel giorno
sia lui sia la famiglia iniziarono a sentire dei colpi in tutta la casa e questi durarono tutta la notte, tanto che nessuno riuscì a dormire e ogni volta che accendevano la lampada ad olio i rumori cessavano. Questa situazione si verificò tutte le notti e con il passare del tempo i colpi si facevano sempre più forti, tanto che la famiglia iniziò a fare continui controlli. Dopo alcuni mesi questi rumori e queste forze misteriose si tramutarono in voci e lamenti, che seppur difficilmente udibili all'orecchio umano, sembravano appartenere ad una no donna anziana. Pareva intenta a intonare preghiere che alternava con lamenti e pianti, tanto che i proprietari gli diedero anche un nome, Kate. Successivamente l'entità, cioè Kate, prese di mira la figlia più giovane di John, Betsy Bell, la quale era fatta oggetto di violenze fisiche da parte dello spettro. Le tirava i capelli, la picchiava, le dava botte su tutto il corpo, tanto che rimanevano dei segni e dei lividi per alcuni giorni. I Bell cercarono aiuto negli amici. I primi testimoni, tra virgolette, estranei alla famiglia furono i vicini di casa, i Johnston. Inizialmente costoro erano scettici, ma dopo aver trascorso una notte a casa di Bell ed essere stati testimoni e aver subito gli stessi fenomeni che venivano raccontati dai proprietari della casa, cambiarono idea. La notte in cui stette lì a dormire, James Johnston riuscì a comunicare con lo spirito, chiedendo il motivo della sua presenza, ma la risposta fu silenzio per tutta la notte. Questa notizia che la fattoria dei Bell era infestata iniziò a circolare in tutta la piccola comunità e lo spirito iniziò a manifestarsi anche oltre le mura della fattoria. In un libro pubblicato a fine 800 si diceva che i cittadini di Adams credevano che Kate fosse benevola e fosse stata mandata per aiutare la famiglia, ma con il passare del tempo divenne violenta e malvagia. L'entità ebbe una voce sempre più chiara e nitida, tanto che si riuscì a distinguere quando stava cantando, recitava inni, salmi e versi della Bibbia. E riuscì anche a leggere dei sermoni in una chiesa che si trovava a circa 20 km dalla cittadina di Adams. Addirittura, questa notizia arrivò oltre il confine della cittadina, fino a Nashville, la capitale dello stato. E folle di ricercatori più o meno improvvisati e semplici curiosi accorsero alla fattoria dei Bell. Intanto John Bell iniziò ad accusare strani sintomi, come il gonfiore occasionale della lingua che gli impediva di mangiare. Quel che stava accadendo nel Tennessee fece presto notizia a livello nazionale, tanto ad arrivare alle orecchie di Andrew Jackson, generale e futuro presidente degli Stati Uniti. Praticamente Andrew Jackson andò a visitare la fattoria dei Bell. Il giorno dopo, il comandante, dopo essere stato per un periodo alla fattoria, decise che era meglio andarsene da quel posto e disse che avesse commentato l'accaduto dicendo che avrebbe preferito piuttosto combattere gli inglesi ancora una volta che affrontare l'entità di quel posto. Intanto John Bell, appena 3 anni dopo che lo spirito si era manifestato per la prima volta, prese una grave malattia e
a ciò si aggiunse il ritorno dell'odio da parte di Kate nei suoi confronti, che lo minacciò di morte. Nel momento in cui era in preda alle convulsioni, John subiva percosse, schiaffi, socchiusi e scherzi di ogni tipo. L'entità, mentre cercava di camminare, gli sfilava le scarpe, mentre che il resto della famiglia era molto gentile e tranquilla. Addirittura curò la moglie di John durante un periodo in cui stava male, coprendola quando era a letto e regolandole delle noccioline. Questo odio si rivolse soprattutto nei confronti di una schiava di nome Andy, che lavorava alla fattoria Bell, che in un'occasione fu trovata ricoperta di una schiuma di colore bianco, simile a bava ectoplasmatica. Il 20 dicembre dello stesso anno John Bell morì, dopo che la sera prima era entrato in coma a causa di un attacco apoplettico provocato apparentemente da un veleno. I suoi familiari e uno dei suoi figli infatti trovarono accanto al corpo senza vita di John una piccola fiala contenente uno strano liquido. Ne diedero un po' al gatto e videro la stessa reazione. Il gatto morì. Il figlio prese allora la fiala e la gettò nel fuoco del camino, dove bruciò generando una fiamma bluastra e vivida che si innalzò per tutta la canna fumaria. Il giorno del funerale di John Bell, mentre tutti gli amici e i familiari stavano iniziando ad andarsene, si manifestò ancora un coro frastornante di risa e cantando una canzone che parlava di una bottiglia di brandy. Il tempo dopo la morte di John Bell trascorse e i figli di John crebbero. Betsy aveva delle attenzioni particolari da parte di un giovane del paese che si chiamava Joshua Gardner. I due ragazzi decisero di fidanzarsi e presto si accorsero che era arrivato il momento di fare il grande passo, il matrimonio. L'entità Kate cercò in tutti i modi, ma senza un'intenzione precisa, di far cambiare idea a Betsy per convincerla a sposare un certo Richard Powell, che era stato suo insegnante e di cui si era innamorata per qualche tempo, nonostante fosse più anziano di 11 anni. Richard Powell però era segretamente sposato con una ragazza di Nashville di nome Esther Scott. Quando giunse al paese di Adams andò comunque a cercare Betsy e scoprendo che era già promessa sposa si arrabbiò un po', ma educatamente, augurandole una vita felice e serena. Dopo questo fatto i due fidanzati non riuscirono più ad andare al fiume, alla grotta, al campo senza che l'entità li inseguisse, manifestandosi con insistenza. Nel 1828 l'entità Kate si manifestò al figlio di John. Erano gli anni della guerra di secessione, della guerra civile americana, della prima guerra mondiale, della grande depressione e della seconda guerra mondiale, eventi che furono previsti, preconizzati dall'entità. E l'entità iniziò dunque a interagire con il figlio di John Bell parlando di religione, discutendo sul senso della vita, sulla spiritualità e talvolta gli regalava qualche premonizione abbastanza dettagliata sugli avvenimenti storici futuri. Dopo queste sue ultime apparizioni l'entità sparì completamente, dicendo che però sarebbe tornata nel 1935, dopo esattamente 107 anni dalla sua ultima visita.
distanza di quasi 200 anni dall'inizio dei fenomeni, gli abitanti di quella zona maledicono lo spirito quando accade qualcosa di inspiegabile. Intorno all'area dove sorgeva la fattoria di Bell si sentono rumori e vociare ruotato di persone che parlano, bambini che giocano e non è raro anche vedere delle luci che danzano per i campi nel buio della notte, che le persone del posto chiamano i lumi delle candele. È un mistero il perché l'entità se la sia presa con la famiglia Bell. Sono state avanzate numerose teorie da appassionati di paranormale. Ci sono stati serie di libri, di film, di spettacoli teatrali. Un film addirittura del 2006 in cui si è avanzata l'ipotesi che l'attività paranormale di questa vicenda sia stata il risultato della rabbia repressa che si manifestò psichicamente tramite la figlia più giovane che si offriva di ripetute angherie da parte di suo padre. Oppure era semplicemente la mente iperattiva di una famiglia puritana che cercava di spiegare degli eventi inspiegabili ma naturali che stavano vivendo in quei momenti particolari. Sono passati ormai due secoli da allora e della fattoria di Bell ad Adams è rimasto ben poco. Mentre il luogo della sepoltura di Lassie e John Bell, di tre dei loro figli e delle altre 25 schiavi circa di cui abbiamo parlato prima, è dislocato in una proprietà vicina delle vicinanze. Il cimitero è stato trascurato e ripetutamente vandalizzato ed ora ridotto ad un cumulo di macerie che la vegetazione ha coperto, nascondendo anche le tombe. Non è rimasto niente, la vecchia casa, il pozzo, la cava che sia, che si trovavano vicino al cimitero, non esistono più ormai.